audiência é para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo como se quer. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo como se quer. Como animales, si necesitas reggaetón, dale, sigue bailando, mami, no.
mi ritmo, siente el magnetismo, tu cadera la mía, boom. Hacer un sismo, ahora da lo mismo, el amor y el turismo, diciéndole que no al que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale, en esta disco todos somos iguales, eres bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te trae. Si te dan ganas de bailar, pues dale, en esta disco todos somos iguales, eres bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que paso te trae. Si necesita reggaeton, dale. E rieccoci qua, la Dana dei Lupi ci ha raggiunto in collegamento telefonico il nostro amico di Tribuna Stampa Cristiano Montanarella. Ciao Cri. Ciao Cri. Ciao a tutti quanti in studio. Comincia ad essere troppi per ricordarmi tutti i nomi, eh. No vabbè, però siamo Matteo, Alessandro, Lorenzo, quindi... Lorenzo se non sbaglio. Sì sì sì, Lorenzo che viene e va, ma insomma, cioè, oggi è presente. Senti, ti chiedo per iniziare, parliamo ovviamente di europei, visto che appunto diciamo pure prima che il calciomercato offre poca roba. Se sei d'accordo con i convocati dal CT Conte e cosa avresti cambiato? Allora, bella, avevamo detto l'altra volta che insomma qualche scelta non si era poi compresa così tanto, perché a parte vabbè il blocco Juventus là dietro. Tranne Ogbonna non ho capito perché Acerbi non è stato convocato. Sì, anche l'esclusione di Bonaventura, che è l'unico giocatore buono che si può dire insieme a Bacca che c'è il Milan, nemmeno è stato convocato, per quanto sia insomma avevamo detto anche dell'attaccante, no? Sì, sì. Che detto Belotti, ma soprattutto Paoletti, certo. Paoletti, ecco, come l'altra settimana, insomma, qualcosina secondo me si poteva migliorare. Si poteva migliorare. Poi è chiaro che quando tu giochi presumibilmente con un 3-5-2, perché comunque ricordiamo che quando è stato se non erro ai mondiali del 2014 fu convocato Palacio per l'Argentina e non mi ricordo, forse non Tevez, no? Quindi, sì sì, ha voglia di... no. Perché c'era un po' di... quello, perché poi gli allenatori, esatto. Poi i CT soprattutto sono molto vittime a volte del loro modulo e del loro modo di vedere le cose, quindi secondo me ecco qualcuno dice Verratti, ma che sapevo io, Verratti era infortunato. Sì, poi, sì, sì, no, Verratti e Marchisio sono fuori perché infortunati, ovviamente. Insomma, vabbè, quello sì. Poi chi altro è rimasto escluso? Beh, Soriano, parlavamo, insomma, facciamo sempre Soriano, i soliti nomi. Io per la scarsa sì. Qualità che c'è a centrocampo, io sono un amante di Andrea Pirlo, Ah, va, quindi, sì, certo. Allora, però mi rendo conto che pure lui, questo discorso che facciamo per i giocatori ultra trentenni, può essere insomma un po' nocivo prendere parte certo. A questi europei, quando poi va a incontrare una squadra come il Belgio, che comunque organizzata, molto veloce. Insomma, non è che Pirlo dopo fa 90 minuti, insomma, sì, in sì. Questo senso. Assolutamente. Paoletti può aver pesato l'infortunio, perché pure lui ce n'ha avuto uno bello lungo, cioè adesso io non lo so nello specifico come sono state le cose. Ti dico che io secondo me non stravedo né per Eder né per Immobile, ti dico. Sì, perché sì, ma neanche io, insomma, come tipologia di Immobile giocatori e come forma in cui sono ora. Soprattutto. Secondo me molto meglio per me, quello che penso io, molto meglio un Immobile che un Zaza, cioè io non capisco veramente la convocazione di Zaza, cioè. Sì vabbè, però comunque vabbè, nel caso tuo Immobile c'è stato convocato, per cui no certo, sì sì, però no, ha convocato certo, Zaza, ha lasciato fuori Immobile, però magari sì, non avevi sì. Nominato Zaza, quindi però io per quello ti ho detto preferisco molto più Immobile. Sì. Insomma, poi ognuno giustamente ha da fare le sue osservazioni, no? Io devo dire anche Thiago Motta, no? Però se tutti gli allenatori lo convocano, lo mettono, anche è stato un perno fondamentale dell'Inter del triplete, però se da guardare Thiago Motta, insomma, l'altra partita contro la Finlandia stava a vedere un'ospezione, ha cercato di mettere in porta Pelé,
gli ha dato un pallone 30 metri più lungo del dovuto, insomma. Senti, invece, in chiave tra virgolette mercato, quali sono i giocatori, diciamo, di tutto l'europeo che secondo te bisogna tenere d'occhio perché potrebbero interessare alla Roma a fine competizione? Beh, comunque molte volte è successo che prima della competizione si tenevano d'occhio dei giocatori, poi dopo la competizione ne sono usciti fuori altri, no? Ricordo quando l'Inter nel 2006 fece una spesa abnorme per Grosso, che poi è scomparso. Beh, io penso che comunque vanno tenuti d'occhio parecchi giocatori, anche nel nostro girone, voglio dire, il Belgio ha dei giocatori e dei giovani molto interessanti, anche altre nazionali, insomma. Adesso, cioè, non so sulle nazionali minori, non sono molto ferrato, perché comunque io prima ero molto patito della Svizzera qualche anno fa, però adesso se mi chiedete onestamente chi c'è sta con la Svizzera, non so di manco un nome, perché comunque Shaqiri, sì, vabbè, Shaqiri sì, che poi dopo però è venuto in Italia l'altro anno, non è che abbia fatto molto, però insomma vanno viste secondo me molte partite dell'europeo, anche quelle che sembrano quelle più insignificanti, e da là vedere chi ha fatto un grande europeo, anche perché insomma poi i cartellini si alzano proprio dopo l'europeo, perché se tu trovi un giocatore che ha fatto bene, giustamente dopo l'europeo il cartellino si alza. La stessa ragione per cui secondo me la Lazio aspetta a vendere Candreva, faccio un esempio, lo dico poi, vabbè, che il voto di Caffà, oppure insomma altre manovre di mercato che ancora non si sono fatte. La Roma secondo me aspettava l'europeo per vendere Rudiger, poi noi abbiamo sta benedizione che tutti i giocatori almeno un anno si deve rompere, cioè Strottmann, ragazzi, è il centrocampista più forte, uno dei più forti a livello mondiale europeo, noi per 2 anni non ce l'abbiamo avuto. Assolutamente, è vero, è vero. È vero, è stata una croce, insomma, da portare, e che ha pesato molto. Fortunatamente ora sembrerebbe rientrato, e io insomma penso tutti siamo molto contenti, vediamo quanto, cioè vediamo se rientrerà. Ma pure l'anno dello scudetto Battistuta mica ce l'ha avuto per tutto il campionato, Cioè, è vero, certo. D'andata, poi sei infortunato, cioè noi sempre con un giocatore l'anno, anche quelli più forti, ci succede qualcosa. È una cosa allucinante proprio. E poi totale sul mercato questa disavventura che è successa a Rudiger. Sì, assolutamente. Assolutamente sì, influirà tantissimo, andrà cercato anche tra altre cose un altro difensore, credo, a questo punto. Cioè, a questo punto l'esigenza di un difensore, perché Rudiger se lo terremo, capito? L'esigenza sarà ancora più pressante. Se prima si parlava di uno, ora forse due, uno più autorevole, diciamo, e un altro più secondario. Sicuramente il problema è dimmi. Sì, dimmi. No, vede, il problema è che anche sul mercato adesso, se Rudiger era il prezzo cedibile, adesso se qualcuno offre la clausola che c'è per Pjanic, va via lui, nel senso che comunque credo io, anche da quello che un po' mi risulta, che il sacrificato è lui, perché devi fare praticamente cassa con quello che ti danno, oppure cerchi di fare tante cessioni minori, ma poi dopo là c'è il blocco dei giocatori che non hanno mercato, perché ti ritorna Iturbe, ti ritorna Dumbia, ti ritorna Liaic, cioè, insomma sempre gli stessi discorsi.